Ed eccoci alla terza puntata di Rizza le orecchie. Il continente africano torna alla ribalta dopo un video precedente e oggi invece andiamo a scoprire 4 rizze del mercato sudafricano, ma questo non prima della sigla. Ciao a tutti, io sono Pasquale e questo è Il Risparmio e bentornati nel consueto appuntamento col vostro amichevole risparmiatore ed investitore della porta accanto. Come ogni mercoledì, oggi ritorniamo con la rubrica relativa ai Real Estate Investment Trust, i REITs, presenti nel mercato mondiale e che poi andremo ad aggiungere nel nostro portafoglio virtuale, monitorandoli di volta in volta per vedere se queste siano state scelte appropriate. Questo ovviamente vi ricordo anche in funzione del sondaggio che avevo lanciato qualche tempo fa su Telegram e che ha riportato in auge sia Buonanotte Mercati, che esce tutti i lunedì, che questa rubrica Rizza le orecchie, che invece esce ogni mercoledì. Come dicevo all'inizio, come avete capito anche dalla copertina, oggi ritorniamo a parlare delle aziende del continente africano, in particolare sul mercato sudafricano. Andremo ad analizzare il loro business, i loro punti di forza, le aree di miglioramento, i probabili guadagni in termini di capital gain, ma anche e soprattutto di come potremo andare a usufruire del dividendo tenendo conto anche della doppia tassazione. Come sempre, e ricordo, le analisi verranno presentate in maniera molto semplificata, facendo uso sia delle schermate tratte da Simple Wall Street e anche delle slide che ho preparato e con alcuni spunti che ho preso dalle Investor Relations e che poi andremo a discutere insieme a voi. Vi ricordo che successivamente andrò a lanciare al video un sondaggio su Telegram mediante il quale potrete scegliere i vostri REITs preferiti da aggiungere al nostro portafoglio che monitoriamo come sempre sull'app Wallmine. Bene, cominciamo. Partiamo con Emira Fund Property Fund col ticker EMI, quotato ovviamente al Johannesburg Stock Exchange, con un dividendo lordo del 12.2%, un dividendo netto del 7.22%, market cap di 4,6 miliardi di rand, che sono in conversione 262 milioni di euro. Azienda fondata nel 2003 che procede con soli 24 dipendenti. Come indicatori chiave, in questo caso possiamo vedere che il dividendo sono 118 centesimi per azione circa. L'azienda ha circa 9 miliardi e 740 milioni di valore delle loro proprietà, un vacancy rate del solo 6.4%, hanno anche investito in proprietà indirettamente, sono quasi 2.800 proprietà, mentre quelle di proprietà sono solo 77. Ma andiamo più a fondo a conoscere la società, che ovviamente è una società di investimento diversificato con un portafoglio immobiliare composto principalmente da asset sudafricani e anche da una componente sempre più crescente di asset oltremare. Come dicevo prima, è quotata allo Johannesburg Stock Exchange dal 2003, figurando ovviamente nella sezione dei fondi di investimento immobiliare REITs. Per quanto riguarda il portafoglio di per sé immobiliare, Emira abbraccia molteplici settori quali uffici, vendita al dettaglio, industriale e si apre anche un po' a quello che è il residenziale. L'azienda pone particolare attenzione sulla qualità e valore del portafoglio immobiliare al fine di sostenere e migliorare la propria crescita distributiva agli azionisti, cosa che ovviamente a noi interessa perché a noi interessano i dividendi. Per tale motivo opera attraverso acquisizioni e dismissioni che sono fatte in maniera selettiva, anche delle ristrutturazioni, degli ammodernamenti e alcune riqualificazioni di specifici immobili. Le strategie di investimento sono infatti permeate da severi criteri al fine di aumentare i rendimenti e a migliorare ovviamente la performance del proprio portafoglio e di controbattere anche del nostro guadagno. Andiamo a guardare i grafici in questo caso. Come possiamo notare dal grafico, non vi sono dati sufficienti per determinare se la crescita annuale prevista per gli earnings sia sopra il tasso di risparmio dell'8,8%. Inoltre, le previsioni di crescita del fatturato, del revenue, non sono ancora molto promettenti. L'azienda mostra infatti una notevole decrescita del 6,8% di fronte a un'industria, quella dei REITs, che prevede una crescita minimale all'interno del mercato sudafricano del 2,6% e di un mercato globale del 5,8%. Per quanto riguarda invece la salute finanziaria, qui il grafico ci mostra una salute non del tutto stabile, o per meglio dire, possiamo notare che il rapporto fra il debito e il capitale, parliamo appunto del debt to equity ratio, abbia registrato un significativo aumento, passando dal 56,8% al 71,9% in un arco temporale di appena 5 anni.
un valore che è decisamente alto, ma non è alto per quanto riguarda il mercato immobiliare. Questo ovviamente, come sempre, solo se si guardano gli asset a breve termine. Gli asset a lungo termine, in questo caso, andrebbero a coprire pienamente tutta la situazione debitoria. La parte che ovviamente è più succosa e ci interessa di più è quella del dividendo, con un 12,2%, di gran lunga superiore a tutti i segmenti del mercato, sia quello inferiore, quello mediano e quello maggiore. Infine il dividendo è previsto essere stabile, diciamo che c'è una decrescita di un punto decimale percentuale per passare da 12,2 a 12,1, ma la reputo un qualcosa di veramente irrisoria. La seconda azienda nella nostra lista di oggi è Fairvest Property Holdings, con sede a Città del Capo, Cape Town. Ha il ticker FVT, il dividendo lordo 10,3%, che al netto delle due tassazioni sarebbe un 6,09%, una market cap di 2,2 miliardi di rand, che sono circa 125 milioni di euro, data di fondazione dell'azienda 1998 e 19 dipendenti. Da questa slide possiamo anche notare che in totale ha 42 proprietà a Città del Capo e nella parte sud, diciamo, del Sudafrica, e in questa slide si possono vedere come sono suddivise dal punto di vista geografico. Ma se parliamo di azienda, di cosa parliamo? Si tratta di una holding ovviamente di real estate che si focalizza su asset particolari destinati alla vendita al dettaglio, ma in questo caso solo ed esclusivamente in aree rurali e non metropolitane, nonché centri commerciali di convenienza per offrire servizi alle fasce più basse del mercato LSM. In Sudafrica LSM è un acronimo che sta a individuare i living standard measures, per cui tutta quella gente che ha dei bassi guadagni. Uno strumento che misura le diverse classi economiche e sociali basandosi appunto sul tenore di vita e sulla disponibilità economica. Per quanto riguarda la crescita futura, non è stato possibile avere un grafico che mostrasse crescita annuale prevista, in quanto l'azienda non ha fornito i dati in tempo necessari per poter effettuare tutte le previsioni sulla base delle passate performance. Questo non si trova sul Simple Wall Street, ma anche sul sito dello Johannesburg Stock Exchange, dove sono andato a guardare, non si riescono a trovare dati aggiornati per un ritardo nella presentazione dei dati, per cui in questo caso dobbiamo andare a passare direttamente al grafico della salute finanziaria. Anche in questo caso il debt to equity ratio è decisamente alto, ma minore di Emila, quella che abbiamo visto prima, e si ferma un 50,7%, risultando di un incremento di circa 7 punti percentuali del debito negli ultimi 5 anni. Anche qui infatti gli asset a breve termine sono inferiori alla passività. Vale lo stesso discorso fatto prima dell'azienda Emira, dove gli asset a lungo termine, che sono circa 3,61 miliardi, sono a garanzia della copertura di tutti i debiti totali, come un po' accade per tutti i REITs. Andiamo a parlare di dividendo. L'azienda offre un 10,3% di poco inferiore ad Emira, ponendosi nel segmento più alto del mercato sudafricano in termini di dividendi. Non vengono però forniti dati riguardanti l'andamento di dividendo nel prossimo 3 anni, per cui bisogna anche vedere se l'azienda riuscirà a sostenerlo. La terza azienda di oggi si chiama Growpoint Properties e si posiziona prima fra le classifiche dei più grandi REIT quotati nel mercato del JSE, Johannesburg Stock Exchange. Il suo ticker è GRT. Il dividendo lordo è dell'8% alla data di registrazione di questo video, con un netto alle due tassazioni del 4,74%, market cap la più grande fino ad ora, 50,2 miliardi di rand, che sono circa 2,86 miliardi di euro. Azienda fondata nel 1987 con 630 dipendenti. L'azienda vanta un eccellente portafoglio di 440 proprietà in tutto il Sudafrica per un valore di circa 73,4 miliardi di rand, che è superiore alla propria capitalizzazione. Questo equivale a circa 4 miliardi e 150 milioni di euro. Tra questi abbiamo 4 ospedali e un ambulatorio per un valore di 2,6 miliardi di rand di proprietà di Growpoint Healthcare Property Holdings. Growpoint ha anche una partecipazione del 61,8% appunto in Growpoint Property Holdings, Healthcare Property Holdings. Abbiamo anche una partecipazione del 62,6% in Growpoint Properties Australia, che è quotata all'ASX, Australia Stock Exchange, che possiede 58 proprietà in Australia per un valore di 52 miliardi di rand, e poi anche una partecipazione del 52,1% in Capital Regional PLC, quotata questa invece a London Stock Exchange, che possiede 7 proprietà nel Regno Unito. L'azienda, da questa slide possiamo vedere che ha 495 proprietà in totale, e il gruppo possiede un totale di asset di quasi 153 miliardi di rand. Da 12 anni l'azienda è presente nel FTSE JSE Responsible Index ed è listato come il più grande REIT sudafricano, infatti ha quasi 7 milioni e 100 metri quadri affittabili. È un REIT diversificato, come dicevo prima,
Consettuale in retail, nell'ufficio, nell'industrial, healthcare, trading and development ed è anche diversificata a livello geografico in quanto ha proprietà non solo in Sudafrica, Australia e nel Regno Unito, di cui abbiamo parlato poco fa, ma anche in Polonia e Romania. Per cui andiamo a vedere i grafici, in questo caso guardiamo la crescita futura. Per quanto riguarda la crescita degli earnings risulta essere dell'81.7%, un dato impressionante, soprattutto considerando che il mercato del settore ne prevede appena un 9,2%. Direzione opposta invece per quanto riguarda il fatturato, il revenue, per il quale si prevede invece una decrescita del 4,2%, in contrasto con una crescita più o meno pecuniaria del settore, come dicevamo anche prima, del 2,6%. Se andiamo a guardare la salute finanziaria, vale anche qui lo stesso discorso fatto per tutti gli altri siti affrontati finora. Risulta infatti un debt to equity ratio piuttosto alto del 75%, di circa 26 punti percentuali di più nell'arco dei 5 anni. Nuovamente la compagnia non possiede asset a breve termine sufficienti a coprire i propri debiti a breve termine, però facendo affidamento sulla copertura fornita da quelli che sono a lungo termine, l'azienda copre ampiamente tutto quelli che sono i propri debiti. Se ritorniamo a parlare di dividendo, come abbiamo detto prima, il dividendo è lordo dell'8%, più alto della media di mercato, più alto di quello che è il minor livello di mercato, in linea su quello che è l'industrial leverage. La parte rosea di questo discorso è che il dividendo è previsto salire negli anni successivi, nei 3 anni successivi, infatti si aspetta che fra 3 anni sia il 9.1%. Infine parliamo di Vukil Property Funds Limited, una società immobiliare quotata prima volta al Johannesburg Stock Exchange nel 2004, che è anche quotata alla borsa valori della Namibia, cosa che è avvenuta nel 2007. Il suo ticker è VKE, il dividendo lordo è il 6.5% con un netto alla doppia tassazione del 3.9%, market cap di 11,7 miliardi di rand, che equivalgono a 700 milioni di euro, data di fondazione 2004 e i dipendenti invece sono 40. Gli aspetti importanti del portafoglio di Vukil sono sicuramente il numero degli asset totali, che non è eccessivamente alto, sono solo 43, un valore del portafoglio di 14,5 miliardi di rand, che è superiore alla capitalizzazione di mercato, per cui non c'è niente di male. La cosa bellissima da vedere è che c'è un rent collection rate, per cui un ratio di incasso degli affitti che è del 99%, per cui praticamente tutti pagano gli affitti, e il 94% di tenant rotation, vuol dire che il 94% degli affittuari continua a stare con Vukil. L'azienda cosa fa? Detiene principalmente grandi centri commerciali non solo in Sudafrica, che compone il 49% del proprio asset, ma anche nelle maggiori città della penisola iberica, come ad esempio Cadiz, Siviglia, Granada, che comprendono invece il 51% degli asset. Dall'altro, dal 2013, Fairvest, l'azienda numero 2 che abbiamo trattato in questo video, e Vukil collaborano fra di loro. Infatti Vukil detiene il 31% del portafoglio di Fairvest, una collaborazione strategica fra le due aziende che permette a Fairvest di implementare centri commerciali molto più grandi nelle aree rurali del paese e a Vukil di aprirsi una finestra nel settore medio-basso. Nel 2013 Vukil è diventata la prima società immobiliare a ricevere lo status di Real Estate Investment Trust allo Johannesburg Stock Exchange. Il grafico riporta dati insufficienti per fare delle previsioni sulla crescita annuale prevista per gli earnings. Invece, per quanto riguarda il fatturato, è prevista una leggera decrescita rispetto ad ora nel prossimo anno, su base annuale, di un meno 2,7%, in contrasto in realtà con la crescita del settore dei REITs, che in Sudafrica si aspetta sia il 2.6%, di segno positivo. Per quanto riguarda la salute finanziaria, invece, tra le quattro aziende di oggi, Vukil è quella che detiene il più alto debt to equity ratio, il 78% circa. Come abbiamo visto ripetersi in questo settore, l'azienda ha insufficienti asset a breve termine, mentre gli asset a lungo termine, in questo caso 33,25 miliardi di rand, fanno da garante per la copertura dei debiti. Fra le aziende analizzate oggi, per quanto riguarda il dividendo, Vukil è quella che ha il dividendo più basso, infatti non scala la classifica del segmento, né di quello superiore, né di quello mediano, mentre è leggermente più in alto di quello più basso sul mercato, offrendo un 6,6%. Tuttavia, in questo caso, rispetto ad altre aziende, gli analisti confidano in un triennio redditizio dal punto di vista del dividendo, prevedendone un aumento fino al 9.1% su base annua. Bene, con Vukil si chiude la puntata sui REITs del Sudafrica. Quale trovi essere il più interessante? Ti prego di farmelo sapere con la votazione del sondaggio che andrò a lanciare su Telegram, che lancerò a breve dopo l'uscita di questo video. Inoltre mi farebbe molto piacere conoscere le tue impressioni su queste quattro aziende, se le conoscevi, se le avevi già in watchlist, se non ne avevi mai sentito parlare, o comunque se sei in generale interessato al mercato sudafricano,
fammelo sapere lasciandomi un commento qui sotto per aprire una discussione in merito. Se poi il video è stato di tuo gradimento, ti chiedo di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube e se sei nuovo di iscriverti al canale e di cliccare la campanella delle notifiche per essere sempre informato e aggiornato su ogni mio prossimo video. Anche per oggi è tutto, rizza le orecchie e ritorna mercoledì prossimo e domani ci vediamo con un nuovo video. Ciao!